Cielo sereno, giornata fantastica a Milano. San Siro pronto ad accogliere le due squadre in campo. Un saluto anche a Lelia Dani accanto a me per il commento tecnico. Squadra a caccia del pass per le semifinali di Coppa Italia. Non dovrebbe mancare lo spettacolo, Lele. Quarto di finale da giocarsi in una partita singola e il margine d'errore è ridotto. Ogni gol, sai, può rivelarsi decisivo per il passaggio del turno. Vedremo, vedremo chi avrà la meglio alla fine tra gli attacchi e le difese. Ecco l'11 di partenza del Milan. Partono con il 4-3-3, con i due esterni ovviamente un po' defilati. Si affidano la loro velocità o per cercare il fondo e andare al cross, o per tagliare al centro e sfruttare poi gli spazi creati dalla punta centrale per concludere direttamente in porta. Ecco l'11 iniziale con cui scendono in campo gli ospiti. Hanno pensato di robustire il centrocampo con ben 5 giocatori, sacrificando qualcosina in difesa. Vedremo il lavoro dei quinti, dei due esterni del centrocampo a 5 in questo 3-5-2. Sì, sarà fondamentale il lavoro dei due esterni di centrocampo. Devono essere bravi sia a difendere che ad attaccare. E la partita è proprio in quella zona che si può decidere, sulle fasce. È tutto pronto, l'arbitro fischia il calcio d'inizio. Zappacosta. Gioco fermo, c'è l'offside, anche se davvero di pochissimo. La spinta rossonera lungo la fascia. Arriva il fischio dell'arbitro, sarà punizione per il Milan. Conclusione intercettata senza problemi dal portiere. Alvarez. Il risultato ottenuto nell'ultima gara gli ha consentito di toccare 150 vittorie in carriera. Non si vincono tutte queste partite per caso, Pier, lo sappiamo. Serve preparazione, devi studiare bene gli avversari e all'occorrenza devi essere anche un po' psicologo per comprendere gli umori del gruppo, capire dove e quando intervenire. Le parole giuste al momento giusto, sembra facile visto da fuori, non è così. Facile qui la parata. Milanchuk. Ci ha messo la toppa qui sulla conclusione avversaria. Capisce tutto, pericolo. Non ha dubbi l'assistente, posizione di fuori gioco. Krunic. Muove molto bene il pallone qui il Milan, efficace il possesso rossonero. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. 1-0, il vantaggio dei padroni di casa in questo derby.
Ecco il replay del gol, da sottolineare il senso della posizione e la freddezza con cui ha controllato la palla prima di spedirla in fondo alla rete. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Muovono il pallone, cercano un varco. Interviene prima che sia troppo tardi. Bravo qui a smarcarsi. Prova ad andare. Conclusione che non impegna il portiere. Errore e pallone riconsegnato. Stones. Stones. Muove molto bene il pallone qui il Milan, efficace il possesso rossonero. È stato bravo a bloccare questa azione. Si conclude il primo tempo qui a San Siro, squadre che tornano negli spogliatoi. Comincia la seconda parte di gara con i rossoneri avanti di un gol. Non un buon possesso qui. Everton che ha messo a segno un colpo importante assicurandosi le prestazioni di un calciatore che interessava certamente a diverse altre squadre. È sicuramente un giocatore che può dare molto a questa squadra, Pier. Parlo sia a livello d'entusiasmo che con le sue prestazioni in campo, eh. Che occasione! Il portiere chiude la porta e disinnesca questa conclusione. Stava già per risultare e non sarebbe stata la prima volta oggi. Bravo e attento l'estremo difensore. Ecco il momento della sostituzione. Sceglie il tocco corto. Rientra. Il portiere non si lascia sorprendere. A disposizione un nuovo corner. La gioca corta. Non concede nulla all'attaccante. Possono sorprendere la difesa, c'è spazio. Torna la Serie A su EATV, segnatevi questo appuntamento. A sfidarsi saranno Milan ed Empoli. Entrambe praticano un calcio spiccatamente offensivo, la ricerca costante del gol. Mi piace, eh? Sono sicuro che anche i nostri amici... È in aria, per attenzione! È arrivata la rete che consente di riacciuffare la parità. Hanno tenuto botta in questo momento difficile con la formazione avversaria che sembrava avere il pallino del gioco in mano. Un gol giunto un po' sorpresa visto l'andamento del match. Hanno pareggiato dunque 1-1. Dani Parejo. Se ne va di forza. Parejo. Occhio alla botta. Sicuro.
duro qui l'intervento del portiere. Una partita che sicuramente non vorrete perdervi live qui su EA TV. La filosofia dei due tecnici mi piace tantissimo. Un gol più dell'avversario, è questo che dovrebbe garantirci una partita con diverse occasioni da rete. La gioca corta sul primo palo. Buona l'uscita del portiere che smetta ogni problema. San Siro è una vera bolgia, i tifosi milanisti non si stanno risparmiando. Se dovesse vincere oggi sarà anche merito loro. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Non si accontentano del pari, vedremo se troveranno il gol partita nei minuti finali. CR7, decisivo l'intervento del portiere che nega il vantaggio agli avversari. Una parata che potrebbe avere un peso specifico importantissimo sul match. Era fondamentale non prendere gol qui. C'è il tocco corto. Mbappé! Si salva il portiere, ma non è finita. Palla che finisce docile fra le braccia del portiere, che qualche istante fa è stato davvero protagonista. Se non fosse stato per lui, avrebbero preso gol. Non so nemmeno io come abbia fatto ad arrivarci. Occhio, perché c'è un buon recupero. L'extra time sarà di 2 minuti. Così può bastare, dice l'arbitro. Si va dunque ai supplementari. Non sono bastati 90 minuti per decidere il vincitore, vedremo se continuerà l'equilibrio. A spazio Mbappé, occhio ai compagni. Mbappé. Allontanano il pericolo. Si ripartirà dunque con il calcio di punizione contro il Milan. La tiene senza problemi Vignale. Selemakers. Palla che termina fuori, errore determinato anche da una buona pressione avversaria. Si mette sulla traiettoria e fa su il pallone. Termina il primo tempo supplementare, risultato che rimane in parità. Siamo arrivati al momento, al calcio d'inizio di questo secondo tempo supplementare. La spinta rossonera lungo la fascia.
Muove molto bene il pallone qui il Milan, efficace il possesso rossonero. Grande tempestività di questo intervento. Il Milan sembra non accontentarsi del pari e prova a vincere la partita. E c'è il gol! Il vantaggio dei padroni di casa, poco dal termine. Il pressing ha funzionato perfettamente perché hanno riconquistato palla e poi hanno costruito l'azione che ha portato poi al gol che stiamo rivedendo. Passano dunque a condurre in questo finale, rete pesantissima. Ancora poco alla fine, ultime occasioni. Recupera un pallone importante in attacco. Possono ripartire in contropiede. Mancano 120 secondi alla fine dei supplementari. Occhio perché questo può essere il pallone giusto. E c'è il gol, ne hanno fatto subito un altro, difesa evidentemente ancora sotto shock. Rivediamo il gol con cui hanno messo la freccia in questo finale. Manca poco ormai, devono stringere i denti se vogliono portare a casa la vittoria. Finisce qui, passa il turno il Milan. Hanno strappato la qualificazione al termine di una battaglia durata 180 minuti più altri 30 di extra time. Hanno dimostrato di avere grande carattere, grande grinta. Ciò che serve in queste partite, Pier, quando le energie vengono meno, bisogna gettare il cuore oltre l'ostacolo.